the wicked boys come. Explosive combination. Con il nuovo governo, mentre tutte le strade sono sempre piene di monnezza, arriva uno che sembra un venditore di pentole, e invece è il primo ministro. Fa la voce grossa, dice che pulirà tutto lui, e che di forni e buche ce ne vogliono ancora di più. Che in queste buche ci può andare qualunque schifezza, anche quella che prima non ci poteva andare per legge. Quello che altrove fa male in questa regione è innocuo, perché l'ha deciso lui. Dice che sulla monnezza non possono indagare tutti i giudici, ma solo alcuni, in pratica quelli che decide lui, che le buche da adesso le sorvegliano i militari e che quelli che protestano vanno puniti con leggi speciali, perché sono delinquenti. Così ottiene due effetti: una grande operazione di immagine personale e la difesa degli interessi dell'azienda e delle banche. Vuole tirarli fuori da questo pantano in cui si sono infilati a causa della loro avidità e in fondo della loro stupidità. A questo scopo, il governo dell'emergenza si fa un poco dittatura, ma quelli che hanno perso le elezioni non dicono nulla. Anche a loro sotto sotto va bene così. Anche loro sono implicati, anche loro sono amici dell'azienda e delle banche. Tutto il verde che vediamo qua è il verde della selva di Chiaiano, che è un parco naturale, all'interno del quale abitano altre persone, perché quelle case là sono case abitate. E ci sono un altro migliaio di persone che abitano all'interno della selva di Chiaiano. Olivo, queste sono le cocche, prune, un po' di tutto. Poi qualche pianta di ciliegie. E qui ci hanno girato Gomorra, la scena di Gomorra. Abbiamo deciso di assumerci come Presidenza del Consiglio direttamente la responsabilità dell'operazione. Il decreto affida alla Protezione Civile Nazionale il compito di coordinare l'azione del Governo per l'emergenza rifiuti, esattamente come se si dovesse affrontare un'emergenza dovuta a un terremoto oppure ad una eruzione vulcanica. Ed abbiamo nominato il capo dipartimento della protezione civile con un provvedimento che è unico e irripetibile. L'abbiamo nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il qui presente, lo conoscete tutti, dottor Guido Bertolaso. Persone qui che hanno la campagna, gli è arrivato un mandato che non possono più coltivare il terreno. Camorra, non sono i nostri fini, no alla discarica, i miei sentimenti, le mie cose, dove lo mandi una persona che è nata là, dal mano del bisnonno, c'ha le campagne, dal nonno e dal padre, tu lo mandi via, dove lo mandi? E fai morire collera, gente, li fai morire. Come prima misura per risolvere l'emergenza in atto, da domani mattina il sottosegretario di Stato provvederà all'attivazione di siti da destinare a discarica. I siti, le aree e gli impianti, comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti, vengono dichiarati aree di interesse strategico nazionale, in pratica zone militari. Chiunque impedisca, ostacoli o renda più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti sarà punibile a norma dell'articolo 340 del Codice Penale, reclusione fino a un anno e fino a 5 anni se si è promotori di disordini. Lo Stato deve intervenire usando la sua autorevolezza, la sua autorità e la sua forza. Lo Stato c'è
lo Stato agirà con determinazione per far rispettare le leggi. Non saranno più accettate azioni di minoranze organizzate che calpesteranno la legalità. Rimangono soli e non sempre riescono a fermare le ruspe, anche perché adesso rischiano anni di galera. Continuano a lottare, anche perché si sono conosciuti, si scambiano notizie, si danno forza, ma sono un po' frastornati da tutto il silenzio che sentono intorno. Agli occhi del paese, questi cittadini vengono definiti egoisti, perché non vogliono le buche, incivili, perché non assecondano le decisioni delle istituzioni, camorristi, perché protestano. Possibile che siano in tanti a non capire la verità, in quella regione, nel paese, in quei palazzi dell'Unione Europea pieni di belle parole ma poveri di fatti. Possibile che non si capisca che questa storia non riguarda solo loro, che non è solamente una storia di Monnezza. Via, corri! Prima la gente qui si è arrabbiata moltissimo e che ci tiene a specificare, ovvero che nel decreto dei rifiuti, l'articolo 9, codice 2, i rifiuti previsti sono ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose, fanghi prodotti da trattamento chimico-fisici contenenti sostanze pericolose e altri rifiuti, anche misti tutti quanti contenenti sostanze pericolose. Quindi la gente che vive qua sa che si dovrà trovare di fronte a questa situazione. Quindi quando lo Stato chiede fiducia bisogna anche che sia onesto nel dimostrare che cosa metteranno in questa discarica. Codice 1901 12, codice 1901 14, codice 1902 6, codice 01 11, codice 1901 13, codice 1902 5, codice 1912 1. Quella là che si vede solo da questo punto, è la torre biologica del policlinico. Io ho l'impressione visiva di un ospedale sulla discarica. Non c'è distanza, l'ospedale è incombente sulla discarica e qua si vede. È un'immagine assolutamente impensabile. Quello è un ospedale e questa è la discarica. 3:30 le forze armate, come previsto dal decreto legge ieri convertito in legge dal Parlamento, sono entrate a presidiare la cava di Chiaiano, che è uno dei 10 siti previsti dalla normativa. Questa attività era già iniziata nelle discariche di Sant'Arcangelo Tramonte, di Savignano e del sito di Acerra. Quello che oggi vogliamo prendere visione è quello che sta avvenendo all'interno della cava del poligono. Il rifiuto da parte del commissariato straordinario di far entrare i tecnici all'interno della cava è un segnale politico davvero pericoloso. Ovvero non vogliono far prendere visione a chi ha sicuramente più competenza dei cittadini e degli amministratori di questo territorio quello che stanno realmente facendo su quella casa.
rispondo per il braccio. Ma passo poco anni per coppia, ma io sarò sempre indignata. La cosa molto importante è che ci sono molte delegazioni, anche campane delle altre aree in lotta. Noi che viviamo una situazione tragica, siamo costretti a studiare e capire, quindi solidarizziamo con tutte le altre comunità, così come avviene da altre parti. È l'indifferenza di chi vede allontanare il problema, cioè di quelli che dicono benissimo, è stata trovata un'area da avvelenare, non è casa mia. Sono loro, coloro, come dire, quelli dell'effetto NIMBY che ci viene invece attribuito a noi. Gli inceneritori e le mega discariche le vogliono quelle piccole ma grossissime lobby che vogliono speculare. La dimostrazione di Chiaiano è che ci sono comitati diversi tutti quanti contro inceneritori e mega discariche, né qui e né altrove. Come qui a Chiaiano, a Vicenza! Dalla Valle di Susa! Anche noi abbiamo subito i manganelli delle forze del disordine che difendono il partito trasversale degli affari. Vinceremo, vinceremo e vinceremo. Chiederemo che una delegazione possa entrare nella cava e chiederemo a Bertolaso un incontro pubblico sulle alternative possibili rispetto al piano dei rifiuti, consapevoli che ce ne sono. Il decreto legge prevede l'immediata riattivazione dei lavori necessari per ultimare il termovalorizzatore di Acerra, ma io penso che l'emergenza possa rientrare molto prima, quindi che i rifiuti debbano sparire dalle strade, dalle piazze di Napoli, della provincia di Napoli e delle altre 5 province in un tempo molto breve. L'immondizia sparisce dalle strade e i giornali gridano al miracolo, battimani per l'imperatore. Ma dove è finita la monnezza? Ha fatto un po' di giri prima di andare sempre nelle buche, quelle vecchie e quelle nuove. Il famoso gioco delle tre carte, o delle tre buche se volete.